Mezzanotte 40, buonasera, benvenuti a quest'ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo da Foggia, dove oggi il ministro dell'Interno Minniti ha presieduto un vertice, ha portato la risposta dello Stato. Arriveranno altri 192 uomini delle forze dell'ordine per contrastare la mafia garganica che negli ultimi tempi ha alzato il livello dello scontro tra le famiglie con numerose vittime. Vediamo. Sono qui per dire che la risposta dello Stato italiano sarà durissima all'indomani dell'agguato di mafia a San Marco in Lamis. Quattro vittime, tra cui due contadini del posto che passavano per caso, il ministro dell'Interno Minniti a Foggia per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha annunciato la linea dura contro la criminalità pugliese, a partire dal rafforzamento del controllo sul territorio, 192 unità in più tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Sul fronte delle indagini, la novità è il ritrovamento a 5 chilometri dal luogo della strage di una macchina bruciata, una Ford, risultata rubata a Trani il 9 giugno. Gli assassini l'avrebbero abbandonata dopo la mattanza. I killer, probabilmente quattro armati di Kalashnikov e di un fucile da caccia, avevano come obiettivo Mario Luciano Romito, il boss della mafia del Gargano, freddato insieme al cognato, anche lui pregiudicato. Poi l'imprevisto, un fiorino carico di attrezzi da lavoro che passava di là, con a bordo due fratelli contadini della zona, involontari testimoni e vittime innocenti. La Libia ha creato una zona di ricerca e soccorso che arriva fino a 180 chilometri dalla costa in acque internazionali e ha vietato a qualsiasi nave straniera di entrarvi, salvo richiesta delle autorità. Il portavoce della Marina è stato chiaro, è una misura contro le ONG che salvano i migranti. A dimostrazione dell'attivismo di Tripoli, stamattina le motovedette hanno intercettato un barcone e riportato nei centri di detenzione 106 persone. E poi nelle acque del Golfo di Aden, davanti allo Yemen, c'è stata una nuova strage di ragazzi somali ed etiopi dopo quella di ieri. Anche in questo caso i giovani sono stati gettati in mare dagli scafisti e molti sono affogati. Donald Trump torna ad alzare i toni sulla Corea, da dove ieri erano arrivate parole di fuoco, come è fuori di testa. Forse le mie parole, ha detto, non sono state abbastanza dure. Pyongyang deve stare attenta o sarà nei guai come pochi paesi sono mai stati prima. Nelle prossime settimane il presidente annuncerà un piano di stanziamento di altri miliardi di dollari per rafforzare il sistema missilistico. Mi piacerebbe denuclearizzare il mondo, ha concluso Trump. Kim Jong-un, dopo aver detto di essere pronta al colpo, entro pochi giorni le acque dell'isola di Guam, poco fa ha replicato a Trump: spazzeremo via i provocatori senza pietà. Gli Stati Uniti subiranno una vergognosa sconfitta. Il grande caldo sta finendo e nel modo peggiore. Al nord è arrivato il maltempo con trombe d'aria, raffiche di vento fortissime, piogge e grandinate che hanno colpito la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. Ci sono stati blackout, frane e allagamenti. I forti venti hanno divelto pali della luce e staccato cavi elettrici. Nel pomeriggio una tromba d'aria ha colpito il litorale adriatico e alcuni centri dell'Emilia Romagna. Ci sono stati danni sulle spiagge e nei campeggi. A Treviso una donna è stata travolta da un albero e portata in ospedale. Sono in tutto una quindicina le persone che sono rimaste ferite. E poi, per quello che riguarda l'economia, ci sono timidi segnali di ripresa per quello che riguarda il mondo del lavoro. Vediamo il servizio. Buone notizie per il mercato del lavoro italiano, o per meglio dire, una promessa di buone notizie. Nel secondo trimestre 2017, infatti, le nostre imprese hanno vantato un tasso di posti vacanti pari allo 0,9%, con un aumento di un decimo di punto rispetto al trimestre precedente. Dato questo che, oltre a rappresentare il primato, da quando nel 2010, su impulso di Bruxelles, sono state introdotte le serie storiche su questa statistica, dunque un record che tutto sommato lascia il tempo che trova, fa soprattutto ben sperare per il futuro. Un tasso di posti vacanti in crescita, infatti, può significare che nel mondo del lavoro qualcosa si sta muovendo e che prossimamente ci sarà un più elevato numero di assunzioni. Per usare le parole dell'Istat, si tratta di una percentuale che, usata insieme ad altri indicatori, fornisce informazioni utili ad interpretare la congiuntura, in questo caso, si spera, positiva. Mezzanotte 44, noi ci fermiamo qui, l'informazione torna domattina alle 7, arrivederci, buonanotte.